E da quanto tempo è che non faccio un video lettore? Non ho mai fatto un video lettore. Si è spenta anche la luce, adesso la vado a riaccendere. Pazientate lì. Primo video lettore sul canale, primissimo. Ragazzi, primissimo, non l'avevo mai fatto, però lo voglio fare perché ho un sacco di fumetti vari da portarvi e che ho già trattato in short e quindi, boh, non so. Casomai scrivetemi se casomai vale la pena un video intero. Io vi volevo dare qualche pillolina in più dopo averli letti. Quindi dalla short, un video breve, o dalla reel di Instagram, il video breve, a questo video un po' più lungo, un po' più compiuto. E partiamo subito con un fumetto che vi volevo portare da tantissimo tempo, ma che non riuscivo mai a portarvi. Ragazzi, il Nathan Never. Parliamo del ciclo di Steven Ross, no, non l'hanno chiamato sto ciclo, comunque dei due numeri, mini ciclo dei due numeri collegati a sé che vanno a sconvolgere completamente l'universo di Nathan Never. L'universo neveriano è completamente sconvolto dal ciclo di Steven Ross. Ne parliamo con qualche spoilerino, quindi attenzione, saltate al prossimo timing se non volete spoiler su questo numero, però siccome è già in edicola e oggi lo vado a comprare il nuovo Nathan Never, penso che chi lo voleva leggere l'ha letto. Ciclo che appunto vuol rifare le basi, le fondamenta del nuovo Nathan Never e si parte dalla caduta di Urania. Voi sapete tutti che nel mondo di Nathan Never c'è stato un cataclisma per il quale è stata proposta una nuova datazione, cioè il calendario è andato indietro di 75 anni per permettere in modo diciamo virtuale, in modo non reale di riprendere i propri passi all'umanità e non permettere più il grande cataclisma e non ripetere più il grande cataclisma, ma l'uomo ripercorre sempre i suoi passi e soprattutto le sue storture. E quindi succede che a un certo punto, dopo aver conquistato Marte, colonizzato Marte e reso Marte indipendente e dopo aver colonizzato lo spazio attraverso delle stazioni orbitanti gigantesche, grandi quasi, quasi come città, come megalopoli, anzi forse anche grandi più di megalopoli, l'uomo ripercorre le guerre. Iniziano gli attriti con Marte, iniziano gli attriti con le stazioni orbitanti, iniziano ad esserci primi nati di quei luoghi, di quei posti che non si ritengono più terrestri, che non hanno più la nostalgia del pianeta Terra, ma anzi che la vedono soltanto come una tiranna. E iniziano gli attriti. Tra questi attriti, con le colonie orbitanti spinte da Marte, inizia una guerra con la Terra, guerra che finisce con Urania, che è una stazione orbitante dismessa, che viene lanciata sulla Terra come se fosse appunto un'arma. Viene lanciato sulla Terra, fa un sacco di danni, l'agenzia Alfa si salva grazie ai suoi sistemi di protezione, tenta di salvare più gente possibile, ma città dell'Ovest è sconvolta completamente. Da lì inizia veramente il Nathan Never 2.0, quello nuovissimo che fino ad oggi conosciamo. Ma se quella non fosse una verità, ma fosse soltanto una fake news? Da questo assunto si basa la ricerca di questo Steven Ross che parteciperà insieme a Nathan a una ricerca della verità attraverso quelle che lui chiama fake news, cioè la storia vera non è vera, ma è soltanto imposta dall'alto. Rincontriamo ovviamente Mister Alfa, rincontriamo ovviamente una serie di personaggi cari a Dylan, ci sarà sempre l'apporto di Sigmund importante. Ragazzi, ciclo che io, mini ciclo che ho letto da un po', non l'ho riletto per girare questo video, lo dovevo digerire. È anche interessante, ma parte da un assunto abbastanza brutto. Dico brutto. Avrei voluto di squallido, però brutto. In pratica, il problema di questo numero è che fornisce un assist formidabile ai terrapiattisti di tutto il mondo. Una rilettura del primo numero, di questo qui, La verità di Steven Ross, che è appunto sarebbe quello che è successo, sarebbe tutta una bufala.
e quindi fornisce appunto un assist anche ai nostri odierni terrapiattisti. Adesso io so benissimo che Beppi Vigna non è un terrapiattista, anzi è un uomo decisamente equilibrato, ma questo numero veramente mi ha stupito. Io pensavo che sul secondo si tornasse sui propri passi e si capisse come questa verità di Steven Ross fosse una bufala, e invece no. Noi veniamo a conoscenza che tutti i fatti di 20 anni fa in realtà erano una proiezione mentale infilata a tutto il mondo da parte di Mister Alfa e della sua agenzia, chiamiamola agenzia, da parte di Mister Alfa e della sua tecnologia, dei suoi non mi ricordo come si chiamano, agenti psichici, e della sua ovviamente di forza psichica. No. Bocciato perché va a riscrivere e tutto quanto quello che noi abbiamo visto con i nostri occhi. Bocciato perché va a dare appunto un assist ai terrapiattisti. Bocciato perché nonostante si faccia tutto questo, si introduce un concetto in Nathan Never, quello della magia, attraverso degli anelli magici che fanno vedere un futuro probabile. Nathan Never è meraviglioso, il suo universo cyberpunk almeno in parte è meraviglioso perché c'è sempre un fondamento scientifico, e qui invece si va a prendere quella parte di Nathan Never che a me non è mai piaciuta più di tanto, che va quasi sull'esoterico. Certe volte sembra di stare a leggere Martin Mister, ma se io voglio leggere Martin Mister mi leggo Martin Mister. Nathan Never deve ritrovare la sua identità, e la sua identità è la fantascienza, il cyberpunk. Non è questa roba qui, assolutamente. Cambio batteria e torno a voi. E parlando di cyberpunk, seconda lettura che vi propongo, eccola qui. Cyberpunk Trauma Team, un albo che mi ha inviato Panini, che ringrazio, è un'opera che ti riporta all'interno del mondo di cyberpunk. Che ti riporta, per chi li ha videogiocato come me, è un'opera molto molto interessante, perché appunto si vedono tutta quanta una serie di cose che ai fanboy piacciono, ma anche una sua trama sotto. Rileggendolo, togliendolo da cyberpunk, inserendolo in una storia cyberpunk normale, tradizionale, non sotto appunto il logo e l'effigie del videogioco di CD Projekt Red, è una storia che si regge tranquillamente, si regge benissimo, perché è un episodio di vita di un operatore sanitario, di un personaggio del Trauma Team, che lo vede all'azione in uno dei recuperi del Trauma Team. Chi ha giocato al videogioco sa che il Trauma Team spesso viene incontrato nella città, e che non è altro che un pronto soccorso premium che possono permettersi soltanto in pochi. Gli agenti del Trauma Team e i medici del Trauma Team arrivano con macchine volanti, ti prendono, ti stabilizzano e ti portano in salvo. Il Trauma Team, soprattutto se hai una carta platino, che è il massimo della protezione del Trauma Team, il massimo dell'efficacia e della velocità nel venirti a recuperare, è decisamente importante per tutti quanti quei corporativi, cioè le persone che lavorano per le grandi corporazioni che in realtà possiedono il mondo di cyberpunk, è decisamente importante. In questo albo c'è una bella storia che appunto, se hai vissuto le gesta del videogioco, riesci ad amare. Se non l'hai vissuto, io l'ho vissuto, però mi sono posto appunto in chi non l'ha vissuto, se non l'hai vissuto, comunque è una storia che si fa leggere bene, che scorre bene, disegnata molto molto bene. Gli autori, mi sono scordato gli autori, vedete, la prima volta che faccio letture. La storia è di Cullen Bunn e i disegni e cover sono di Miguel Valderrama, i colori di Jason Wardy. Oltretutto, questo qui è uscito negli Stati Uniti verso dicembre, quindi in pienissimo lancio di cyberpunk. Unico problema
il fatto che è un cartonato di pregio fatto bene, tu dici ma che è un problema? Sì, perché costa 16 euro e francamente 16 euro per una storia one shot che ti dura mezz'ora a di tanto è un bel po'. Però per chi ha amato Cyberpunk è un bel ritorno lì e magari una serie ci starebbe bene. Non così, premium, un po' più a basso costo sarebbe meglio. Andiamo avanti, passiamo ai manga, lettura della settimana. Ragazzi, sono riuscito a leggere Slam Dunk numero 5. Voi sapete che io ho fatto un recuperone di Slam Dunk, ho tutti e 18 i volumi usciti di ristampa freschi, ne mancano soltanto due, ma purtroppo sono riuscito ad arrivare a leggere soltanto fino al 5. L'avrei letto tutto, ma manca il 6. L'ho ordinato in fumetteria, lo potrei ordinare su Amazon, arriverebbe prima, casomai ci faccio un pensierino, perché è un fumetto bello che ti fa un po' svagare la testa. Una lettura molto interessante. In questo numero 5 succede un po' di tutto, però non giocano al basket. E questo è anche interessante, cioè un fumetto sul basket che però... anche quando non si parla, non si gioca a basket, riesce a tenere botta. Conosciamo altri personaggi che saranno sicuramente importanti nel corso del resto della storia. Continuiamo a scoprire i personaggi che abbiamo conosciuto, continuiamo a entrare nella loro psicologia da sedicenni, perché poi qua si parla sempre di sedicenni, continuiamo a immergersi nella cultura giapponese, almeno in quella che loro vogliono farci leggere, perché sì, orgoglio, onore, disciplina, ma il Giappone non è solo così, è anche molto occidentalizzato in questo momento. Però veramente una bella lettura per staccare il cervello, per non leggere soltanto cose o incredibilmente semplici o incredibilmente complesse. Questo qua sta a metà ed è molto simpatico. Altra lettura che ho fatto, Magos of the Library 3. Continua la saga di chi voleva diventare un kafna, cioè un libraio. Un fumetto in cui il protagonista, l'eroe, vuol diventare un libraio. O meglio, vuol diventare un kafna, che è un custode del sapere dei libri e dei libri stessi. Continua attraverso un racconto che ci parla di disuguaglianze sociali, che ci parla di amicizia, che ci parla di orgoglio, che ci parla di disciplina, che ci parla di valori importanti che si possono leggere nei tantissimi piani di lettura di questo albo. E non mi stupisco perché è tratto da un libro, un adattamento a fumetti tratto da Kafna del Vento di Sophie Schwimm, un adattamento a fumetti di Mitsu Izumi, un adattamento a fumetti che ha delle tavole semplicemente eccezionali, bellissime, continuo a dire bellissime. Unico difetto, e lo dico sempre, è scritto a volte troppo piccolo e va letto di giorno con massima luce, altrimenti non ce la fai, ma letteralmente non ce la fai, devi mettere così e neanche riesci a leggerlo, è veramente troppo piccolo. Però è una lettura consigliata a tutti quanti quelli che vogliono capire come far diventare un supereroe una persona che vuol diventare un libraio. Poi ragazzi, buttiamoci nell'incubo, il richiamo di Cthulhu, l'adattamento del capolavoro, diciamo immortale, di H.P. Lovecraft da parte di Gutanabe, adattamento e disegni sono da parte di Gutanabe. E ragazzi, è veramente tanta roba. Del racconto inutile che ve ne parlo, perché lo dovreste conoscere, se non lo conoscete andatelo a conoscere, perché è veramente bello. Oltretutto c'è anche un audiolibro se proprio non volete leggerlo. L'edizione J-Pop è quella per pezzenti, non mi vergogno di dirlo, costa 7,50 euro, è quella per pezzenti. Poi c'è quella in finta pelle umana che costa 20 euro, è un manga ovviamente adulto, parla di una storia dell'orrore, ma del vero orrore, attraverso disegni e tavole che vi faccio vedere qua di fianco, che sono qualcosa di
spaventoso. Alcune in questa edizione risultano un po' confuse perché sono così dettagliate che in un formato così piccolo è molto difficile fruirle. Però devo dire, a differenza di Magus of the Library, in cui alcuni balloon, alcuni testi sono veramente microscopici, qui è molto molto raro non riuscire a leggere qualcosa anche di sera, anche di notte. Io l'ho letto di notte, in cui dà il meglio di sé. Io ve la consiglio come lettura, casomai sfogliatelo, vedete se non vale la pena veramente spendere 20 euro per l'edizione più grande, più bella, più figa, perché è uno di quei volumi interessanti sia da un punto di vista di storia che da un punto di vista di disegno. Ho letto, o meglio, non l'ho letto, l'avevo già letto, l'ho solo sfogliato questo, non ho letto le rubriche alla fine, è vero, dice che sono bellissime, le devo leggere, non le ho lette, sapete che io leggo i fumetti, non leggo le rubriche, quindi mi fa un po' strano dover leggere le rubriche. Comunque The Walking Dead a colori è appena uscito, costa 2,99€, i prossimi numeri 4,90€ e costa 2,99€ fino al 12 aprile. Dopo il 12 aprile costerà anche questa edizione qui 4,90€, perché probabilmente uscirà il secondo numero. L'edizione a colori di The Walking Dead, che vi devo dire? Io non ho approvato l'operazione da parte di Kirkman, perché mi è sembrata molto un'operazione alla George Lucas quando ha rifatto Star Wars in CGI, perché non era soddisfatto dell'opera degli anni 70, perché non aveva gli elementi tecnici allora. Come allora, oggi Kirkman rifà a colori il suo The Walking Dead, perché quando lo ha concepito non aveva i finanziamenti per farlo a colori e quindi ha dovuto tergiversare e farlo in bianco e nero. Ma questo fumetto è nato in bianco e nero. Adesso gli americani considerano un fumetto soltanto gli albi colorati e tutto il resto considerano degli schizzi, è anche vero. Ma un'opera come The Walking Dead che mi ricolori e poi me la riproponi, non lo so, a me è proprio un'opera commerciale un'opera commerciale che mi è piaciuta, un'opera artistica che non mi è piaciuta, perché i colori non sono neanche a livello di quelli americani, perché la carta è quella bonellide e quindi i colori sono opachi, non sono brillanti come dovrebbero essere. Boh, non lo so. Ovviamente ragazzi, se iniziate Walking Dead adesso e se volete prenderlo nuovo, questa edizione a colori può essere interessante. 4,90€ sono tanti, ma l'opera li vale tutti. Se lo volete riprendere invece come saga e non aspettare 8 anni che ci vorranno per finirlo a colori in edicola, prendete i volumoni, quelli grandi, quelli da 500 pagine, vi costa di meno, sono in bianco e nero come è stato concepito il fumetto, forse è meglio. Poi, ragazzi, Batman i tre Joker, libro 3, conclusivo. Il terzo Joker finisce la saga dei tre Joker, scritta da Geoff Johns, Jason Fabok e Bran Anderson ai disegni, e Bran Anderson ai colori, Fabok ai disegni e Johns ai testi. E purtroppo non finisce col botto. Noi abbiamo assistito a un graduale problema di scrittura, una flessione della qualità di scrittura di questo albo. I disegni restano bellissimi in tutti e tre, niente da dire, ma purtroppo la scrittura flette parecchio dal primo al terzo. In questo terzo fumetto alla fine c'è una rivelazione che ci dovrebbe sconvolgere. A me non mi ha sconvolto e era tutto basato su quello, quindi boh, non lo so. Non, questo terzo veramente non mi ha dato granché. Sta per uscire il quarto, che in realtà è un nuovo inizio, è su Batman. Lo dovrò prendere per forza per capire se quello lì invece gli ridà un po' di dignità. Ho preso Il Bambino d'Oro, Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, disegnato da Rafael Grandpa con Jordan Belair. E Belair ha fatto veramente delle belle tavole che vediamo alla fine, si riconoscono, ha fatto un paio di pagine, si riconoscono benissimo e sono
stupende. Partiamo dai disegni. I disegni sono meravigliosi. I disegni sono quanto di più figo abbia visto veramente nel panorama supereroistico. Io non ho visto moltissimo, ma di solito quando prendo delle opere le prendo perché mi colpiscono anche da un punto di vista visivo. Il racconto di Frank Miller è osceno, ma in senso buono, perché è qualcosa che ti colpisce allo stomaco. Si parla di supereroi, ma in realtà sta facendo tutta quanta una critica all'amministrazione americana trumpiana e al sistema elettorale trumpiano e alla Russia di Putin. Pazzesca! Pazzesca, e si parla di supereroi e ci sono le botte da ormi, ma contemporaneamente Miller riesce a inserire tutto questo. Se non è un genio lui, chi può esserlo? Ah, questi due costano 5,90€. Mi stanno arrivando notifiche in continuazione oggi. Poi ragazzi, c'è un nuovo inizio di Star Wars a fumetti. Mai preso Star Wars a fumetti. A me piace Star Wars alla fin fine, non è che mi faccia impazzire. Io sono sempre stato un trekker. Ve lo dico in modo molto franco, ho sempre preferito Star Trek a Star Wars, ma questo nuovo inizio si inizia appunto dal numero 1, mi piace. Si inizia da quando Darth Vader taglia di netto la mano a Luke Skywalker, quando uccide Obi-Wan Kenobi, quando gli rivela a Luke Skywalker che è suo figlio, si inizia da lì. E si continua nel solco tra quei due film, tra L'Impero colpisce ancora e non mi ricordo nemmeno di preciso, qua c'è scritto si continua, nuovo capitolo a fumetti nel periodo, in un nuovo periodo della saga. Sì, subito dopo che sono stati alla Città delle Nuvole e che hanno messo Han Solo all'interno di quel coso di carbonio, di in quella trappola di carbonio, Boba Fett. E quando Lando Carlisian, diciamo, si redime, perché Lando Carlisian li attira alla fine del film in una trappola, però poi si redime e li aiuta a scappare. Probabilmente vedremo questa saga soprattutto dipanarsi tra un Darth Vader che vuole ritrovare il figlio, assolutamente, lo vuol ritrovare vivo e portarlo sul lato oscuro della forza, un Luke Skywalker che combatterà con l'Alleanza Ribelle tentando di capire il suo posto all'interno degli Jedi che non esistono praticamente più, e una principessa Leia, un Lando Carlisian, un Chewbacca che tenteranno di ritrovare Han Solo fin tanto che riusciranno appunto a far resistere l'Alleanza Ribelle. Disegni interessanti e storia, oh, che m'ha preso, cioè veramente m'ha preso. Il costo è un po' alto, sono 5€, queste dovrebbero essere 64 pagine, una cosa del genere. Sono due storie che iniziano, una L'Impero ha colpito, e no, La strada del destino, e l'altra Il cuore nero dei Sith, che parla di Darth Vader. La seconda ancora non la leggo, la voglio leggere, dice che è anche meglio della prima. Boh. Vedremo. Finiscono così le letture della settimana. Io, ragazzi, vi leggo qua sotto nei commenti molto volentieri. Ditemi se ne avete qualcun'altra. Io adesso vado a prendere il nuovo Nathan Never disegnato dal mio amico Max Dall'Oglio e me lo leggo tutto. Ciao belli, ci leggiamo nei commenti.